La fame. Vengono creature dalla pazza. Sono prega. Sono incinta di un mese. Ho creature un po' superiore. Che non si mangia niente. Un po' che pane quando c'è. E se no niente. Proprio un terreno, niente a femmine, uomo. Dalla chiazza. Ho visto un padrone la mattina con la camicia bianca. Non dopo un vietto. Con un bastone. E non hai la fatica. Uno, due uomini. Speravo una settimana e baffate il cane, duro, ci 13 ore di fatica sotto il sole. Una valle nel sud della Basilicata, incastonata lungo quella parte del Pollino attraversato dal fiume Sarmento, un centro culturale, il Banjurna, nel territorio di San Paolo Albanese, il più piccolo comune della Basilicata. Tanti giovani talenti, quasi tutti locali, una storia da raccontare, una realtà artistica da anni, punto di riferimento in Basilicata e non solo, il Centro Mediterraneo delle Arti di Ulderico Pesce, è una delle compagnie più sorprendenti del mondo. Gli spagnoli della Fura de Sbaus. Tutto questo è La Bella Vergogna, il laboratorio artistico pensato nell'ambito dei progetti di Matera Basilicata 2019, che si è concluso con i primi tre spettacoli. Un connubio artistico già rodato nel 2016, che si completa con la MD Spettacoli di Mauro Diazzi. La Bella Vergogna è il concetto sintesi della straordinaria storia di Matera, la vergogna d'Italia, bella da togliere il fiato, che si risveglia in un'alba che la proietta verso il futuro. Ma guai a dimenticare la propria storia, le proprie radici. Diversi i temi sviluppati. Il lavoro, quello dai braccianti occupatori di terra del Materano alla ricerca di lavoro di oggi che porta alla nuova immigrazione. La fuga, dall'esodo dei monaci bizantini dall'Oriente all'arrivo in varie aree della Basilicata dove hanno realizzato magnifiche opere d'arte dello spirito. E ancora le fughe di oggi, di popoli che partono per disperazione alla ricerca di nuove terre dove realizzare i propri sogni. Il paesaggio come bellezza, ma anche visto nella terribile ottica della speculazione e del capitalismo imperante.